I giorni della mia lontana giovinezza rivivono e sfilano in una lenta teoria. Giorni che passavano monotoni, senza alcuna novità. È una giornata bellissima, anche se si stanno avvicinando le nuvole. Avete bisogno d'altro, signorina? No, grazie, Teresa, potete andare. Ricordo mia madre, la sua solitudine, la sua malinconia. La sua presenza così apparentemente austera faceva sì che la casa si illuminasse di una luce intensa, scintillante, come il riflesso del sole sulla neve. Non si era mai perdonata di essersi legata a mio padre, un uomo più anziano di lei che per la sua gelosia la costringeva a non uscire da questa villa come in una prigione. Amava camminare a lungo nel parco, assorta nei suoi pensieri. Io la spiavo da lontano, senza mai farmi vedere, cercando di comprendere la sua noia, la sua inquietudine. Ho bisogno di camminare, faccio due passi nel parco. Va bene, signorina. Correre così forte, se cadi ti farai male. No, papà, non mi faccio male. Mm.
Cos'è stato? Ho sentito un fruscio, come un rumore di passi. Dio mio. Aiutami. Aiutami. Francesco, potete servire.